Demo ragazzi, dai, 20 secondi di sto lavoro qua ben fatti. Non so perché che servi, ma va bene. Quando prima di una partita gli dicevano vinca il migliore, lui apriva uno dei suoi sorrisi burberi e rispondeva speremo de no. Battuta scaramantica, ironia fulminante, impareggiabile saggezza della modestia. Questo era la figurina di oggi. Nereo Rocco, triestino, classe 1912, corpaccione, contadino e cappello da mercante di buoi, allenatore paterno e brontolone che chiamava i giocatori i miei manzi e ne tirava su di buoni. L'idea della famiglia di tenerlo a bottega, una macelleria, naufraga perché lui ha una grande passione, vuole giocare a calcio, al ballon. E non è un fuoriclasse, ma un talentaccio spigoloso. Nella Triestina gioca 7 anni fino al 37, segna 66 gol e vede pure la nazionale, anche se solo per una partita. 3 anni al Napoli, poi al Padova. La guerra si mette in mezzo e la carriera è finita. Ne comincia un'altra subito dopo la guerra. La Triestina sarebbe retrocessa, ma viene ripescata. Con Rocco in panchina, a sorpresa, arriva seconda dietro il grande Torino. Tutti già lo chiamano il Paron, perché l'Italia è un paesino provinciale e ferito, e mister lo dicono solo gli inglesi. Allena ancora la Triestina altri 2 anni, passa al Treviso in Serie B, torna alla Triestina ma lo cacciano quasi subito. Nel 54 lo chiamano al Padova, che porta in Serie A nel 55 e che mantiene poi per 3 anni nelle parti alte della classifica. È il momento del grande salto. Va al Milan, dove resta 3 anni, vince uno scudetto e una Coppa dei Campioni. Lancia un 19enne che si chiama Rivera, che tratterà sempre come un figlio, litigando sull'argomento con l'amico fraterno e compagno di bevute Gianni Brera. Passa 3 anni al Torino, torna al Milan nel 67 e fa Filotto. Uno scudetto, una Coppa delle Coppe, la Coppa dei Campioni e l'Intercontinentale. Vince ancora. Marocco non è un diplomatico, non è un politico, non è uno che omaggia i presidenti. E così se ne va di nuovo alla Fiorentina, senza brillare. Torna al Milan nel 77, vince la Coppa Italia. Poi basta. Ritorna nella sua Trieste, dove muore nel 1979, dopo essersi seduto su una panchina ai bordi del campo per 787 volte a guardare i suoi manzi caracollare dietro una palla, a urlare «Mona!» a chi sbagliava un passaggio, a esercitare l'arte sublime del catenaccio, quando si giocava tutti alla domenica pomeriggio, i numeri sulle maglie andavano dall'1 all'11 e la partita si sentiva alla radio. Per chi non sa o non vuole sapere, per chi rinuncia a un bel pezzo di cultura nazionale come il gioco del pallone, è bene dire che fu anche una disputa per intellettuali, un discrimine filosofico, o di qua o di là. Rocco teorizzava e praticava l'arte del catenaccio, una difesa ferrea, un giocatore libero più dietro di tutti, ultimo baluardo tra gli avversari e il portiere. Due ali veloci per scappare in avanti quando è il momento e una punta per fare gol. Primo, non prenderle. Secondo, provare a segnare anche di rapina, anche di furbizia. Con questo modulo e successive evoluzioni, Rocco portò il Milan nel mondo, prima squadra italiana a vincere in Europa. Sembra solo tattica, ma intorno a quel concetto di catenaccio litigarono e si accapigliarono pensatori e intellettuali. Brera, Ghirelli, chi pro, chi contro, tiravano in ballo imprinting culturale e storia nazionale. Quanto a Rocco, la querel culturale non faceva per lui, sbraitava solo ai suoi terzini. Mondemo, mondemo, vos sabate, indormensi tutti, mi ha detto che te ceremo anche il servo, trio le spalle. La nostalgia è una brutta bestia e questa figurina non cadrà nella trappola. Dire si stava meglio quando si stava peggio è solo assurdo. Però è vero che il calcio era un'altra cosa, nessuno aggrediva gli spazi, non si parlava di ripartenze. C'erano piedi, polmoni e persone che dopo la partita, come Rocco, finivano in trattoria a bere vino rosso con i critici del pallone. Di pupilli ne ha avuti più d'uno. Amrin, un'ala veloce e leggera, Rivera, di cui il padrone diceva... Rivera era veramente un po' la nostra Stalingrado, no? E Trapattoni, forse il più rocchiano dei figli di Rocco, che applicò anche lui il catenaccio quando già la parola era diventata parolaccia
e il calcio diventava un'altra cosa.